Ragazzi, ragazzi, buongiorno. Sono ritornata a casa e quindi ritornato al mio tavolo. Io lo so che tanti di voi mi avete scritto che vi piace più l'impostazione di ultimi video, però avevo anche detto che non ero a casa e lì la casa luminosa è questa? No. E purtroppo non c'è possibilità di fare video di questa così come avete visto. Poi c'è un altro motivo, un motivo che non con tutti i mazzi io posso lavorare, perché la maggior parte di mazzi contengono le nudità, quasi tutti. Anche una carta di Stella Arcano Maggiore ce l'ha le tetine, per esempio, nudi. E YouTube vieta queste cose. E per questo lavorare con luminosità ottima e da vicino, puoi lavorare solo con alcuni mazzi dove non ci sono queste nudità e così non rischi di essere bloccata. Io ho avuto un giorno, ho avuto tre blocchi in un giorno, tre miei video erano bloccati per questo motivo. Mi erano arrivate anche gli avvisi, come si dice? Avvisi. Comunque, io non vorrei che mi chiudano il canale. Ecco, per questo motivo io ho creato quello che ho creato, quello che vedete, che mi piace tanto e mi piace lavorare con questa impostazione, con questa location, perché mi rilassa di più, mi sento meglio. Il problema è solo che voi non riuscite a vedere le carte. Questo è un problema, sì. Lo so. Ok, oggi abbiamo un'unica variante e un messaggio per te. Un'unica variante perché su questo canale ce l'abbiamo un'unica variante. Un messaggio per te, io non lo so di cosa parleremo, quello che mi diranno le carte, quello che tu devi sapere, io te lo comunico. Allora, voglio lavorare con questo mazzo, ho già preparato. Non lo so se ci sono le tettine anche qua, penso di no. Ok, tu rilassati, puoi pensare a un problema tuo che magari ce l'hai e vorresti avere le risposte a questo problema. È una canalizzazione, le carte mi diranno quello che devi ascoltare. Volevo dire anche una cosa, a volte mi sa, cioè io sono sempre all'idea che chi cerca trova. Quando tu hai bisogno di avere una risposta, tu cerchi, tu mandi questa richiesta inconsciamente, anche involutamente, mandi la richiesta all'universo e l'universo ti fa vedere la risposta, solo che non tutti riescono a prendere la risposta. Ci sono le persone che non si fidano. Io spesso mi arrivano le ragazze che dicono: Nirei, io non mi fido delle risposte che mi arrivano. È un grande peccato, molto grande peccato, nel senso peccato, mi dispiace che così è peccato in questo senso, perché se tu ti fidi, se tu hai il cuore pulito prima di tutto, il cuore pulito, e se tu sei aperta alle risposte e ti fidi di quello che ti dicono, tu puoi fare un grande salto nella tua evoluzione da sola, solo con le risposte che ti arrivano. E le risposte possono arrivare attraverso tarocchi, messaggi su YouTube. Le risposte ti possono arrivare anche attraverso, non so, sei in parco, hai sentito parlare due persone e hop, hai capito qualcosa, non so, hai sentito la loro discussione e hai capito qualcosa. Quando sei aperta, capisci tante cose. A me mi viene ora da piangere. Io ho avuto un grandissimo problema che mi stava proprio massacrando, una brutta paura, paranoia che io ho da tantissimi anni. E ho avuto per quasi mezz'anno un episodio brutto perché io non potevo dormire, io facevo sogni proprio di questa paura. La mia paura era perdere una persona molto per me cara, cioè io vedevo la morte, così. E io sono
Subito ho iniziato a pregare, chiedevo, sono andata alla chiesa, sono andata esorcista perché non riuscivo a capire perché c'ho queste parole, sembrava che sentivo le voci. E quello che è successo, che è un miracolo, è che io una sera ho meditato e ho chiesto per favore dammi la risposta, cosa devo fare per togliere questo? Capivo che questa paura... quella cosa che io sto sognando non è mia, è semplicemente una paura. La paura è legata all'arcano di diavolo, se parliamo di tarocchi. La paura è legata, cioè la paura e non è Dio, è diavolo. E quindi come eliminare? Preghiere, meditazioni, yoga, tante cose che io facevo non funzionavano. Il problema comunque ritornava. E quando ho chiesto quella sera, io mi vengo a piangere perché io ringrazio ogni giorno a quello che mi arriva, perché io ringrazio ogni giorno perché mi arrivano tante informazioni. Io quando chiedo mi arriva tutto. Io sono molto fiduciosa che qualcuno mi cammina a fianco e mi dà sempre una mano. E io ho chiesto e ho sognato la parola Theta Healing. La parola Theta Healing, io ho sognato, io ho sentito, io ancora di Theta Healing, non sapevo niente. E quando mi sono svegliata, ora piango, oddio, quando sono svegliata, io ho sentito, dico, ma questa parola Theta Healing, mi sa che io avevo sentito da qualche parte, cioè io con me pensavo così, parlavo con me stessa. E dopo è successa una cosa che io sono andata a comprare una mascherina perché dovevo entrare da un medico, mi hanno detto che ancora servono mascherine, sono andata, entrata in una parafarmacia e in quella parafarmacia era un'energia così, sembrava che sono entrata in un paradiso, sentivo un'energia così bella, mi sentivo così bene, erano tanti cristalli. Cioè io da quella farmacia adesso compro tutto, tanti cristalli, scorreva quest'acqua, fatta tipo una fontanella, cioè, è una roba proprio molto bella. E questo signore mi ha dato una cartellina dove c'era scritto Dottoressa Theta Healing. E io gli dico, oh, questa parola l'avevo sognata, che cos'è? E lui mi ha detto poche parole. Allora sono arrivata a casa, entrata su YouTube, dai, cerchiamo che cos'è questo Theta Healing. Ma comunque non so, ho comprato il libro, ho iniziato a leggere, però comunque non sono andata a approfondire. Il problema era rimasto. E un giorno, mamma mia, io piango ragazzi, io sono molto sensibile. Proprio parlando di questa, e questa è la mia gratitudine. E un giorno... Io avevo sempre questo problema perché mi arrivava, io con il mio lavoro è pericoloso avere questo problema perché lì inizi a pensare o io sto prevedendo il futuro o questa è semplicemente una paura. Ora chi fa lavoro come il mio mi capirà perché lì non riesce a capire questo che io sto vedendo è il diavolo che mi manda, mettiamo diavolo, io lo chiamo così per me è più semplice. Ti manda solo la paranoia e la paura per farti mangiare e succhiare energia, visto che tu stai dando tanta energia per questo problema, no? Oppure tu stai prevedendo veramente eventi che devono accadere. Cioè, lì tu entri proprio in questo, ti fa tanto proprio, tu non puoi più vivere, io non potevo più vivere perché io pensavo che mi veramente succederà questa cosa. E quel giorno, il giorno grande... Ero così poverina, triste. Oh mamma mia, camminavo con la testa bassa, che non cammino mai con la testa bassa, bisogna avere sempre la testa molto alta. Ho visto un negozio con cristalli sempre e sono entrata. E quando sono entrata, io non mi ricordo perché ero sempre come boh, sembrava un trance. Ero in trance. Sono entrata e quando, non mi ricordo così, ho chiesto e la signora mi ha detto c'è la dottoressa che fa Theta Healing e mi ha chiamato la dottoressa, io ho iniziato a piangere, questa signora a me non mi conosce, mi vede prima volta, io piango, lei mi diceva che problema? Io le ho detto il problema, lei dice oh mamma mia, oh, è molto grave, come si fa a vivere con questa cosa? E mi ha fissato appuntamento.
E da lì è iniziato il miracolo, perché da lì io ho fatto un salto, alla fine ho capito da dove arriva questo problema, e questo problema arriva dalle vite precedenti ancora. E mi ha fatto ricordare proprio la scena dove si è creato questo problema, e si è creato tante vite fa. E ora che lo so, ancora magari qualche volta mi passa, ma proprio per la testa questo pensiero, ma non c'è più, non c'è più. Questo, ragazzi, se credete veramente, se siete con cuore pulito, credete, chiedete aiuto, e l'aiuto vi arriverà sempre, vi sarà dato. Vedete, ho sognato Theta Healing, ma non sono andata. Dopo un'altra volta mi hanno detto col signore per fare la farmacia, Theta Healing, ma ancora non ho preso. Però alla fine sono arrivata. Questo. Ok, andiamo. Due di bastone, ecco, fermiamoci. Pausa, pausa, ecco la pausa, che quello che io ho raccontato era la pausa. Va bene, andiamo. Di cosa parleremo? Di cosa parlerà questo interattivo? Vedi, quello che io ho parlato sicuramente è quello che tu dovevi già sentire. Il messaggio ti è arrivato. Io mi sono trovato molto perché per me Theta Healing è tutto ciò in cui io credo. C'è la psicologia, c'è esoterismo, c'è proprio magia dentro, c'è lo scavo che io uso con tarocchi, c'è anche guarigione per guarire. Ti danno, la mia dottoressa mi dà da bere i fiori di Bach e altri, quelli misceli si dice, di fiori, che veramente, veramente aiutano. Veramente aiutano. Cioè, tutta una cosa che ti aiuta a migliorare. Ok, di cosa parlerà questa stesa? Qua. La spada, con questa spada, o parliamo di un'idea, o parliamo che ti daranno la spada per pensare a qualcosa e decidere, e tagliare anche. Andiamo. Di cosa parlerà questo video? Di stella, di sole, di felicità, quindi cambiamenti positivi, o cosa? Apriamo. Cambiamenti positivi, ruota di fortuna, e sole. Ti vogliono dire che stanno per arrivare nella tua vita i cambiamenti positivi, la felicità. E tu cosa vuoi? Questa gattina piange per la mamma. Io ho portato nuova. Oh, vi faccio vedere. Vieni, Nora. Tu sei nera e tu sei protetta. La streghetta, Nora si chiama. Guarda qui, Nora. Guardate questa pupina. Pupina patatina. Lei può dormire. Lei è molto tranquilla, gatta. È strega, vera? Lei può dormire tranquillamente. Guardate, già si è addormentata. Nora, Nora, tu sei su YouTube. Nora, svegliati. Sei su YouTube. No, lei vuole dormire. Vedetela. Neonata mia cicina. Nora, oh, faccia. Ciao. No, lei dorme. Dormi qui? Peccato che è nera e non si vede. Catina. No, è nerissima, non si vede. Nora. Amore. Anche lei mi lecca le manine. Pipino, guardate questo gatino. Pododino, questo pododino. No, voi vedete? È così tranquilla. Si è messa a dormire. Mamma mia, perché non si vede? Ecco, lei dorme. Nora. Ehi, gatta, guarda lì, che c'è? Ecco. Oddio, fantastica questa gatta. Sì, io pensavo che non si può far vedere i gatti perché mi è sparita la mia gatta, però questa gatta è nera.
Quindi abbiamo una streghetta, quindi tutti i fulmini, se qualcuno fulmina in modo negativo, i fulmini ritornano a chi ha mandato, no? Marina, andiamo a dormire qua vicino, vai. Mettiti qua a dormire. Ecco, si è messo a dormire. Ok, scusate ragazzi, qualcuno mi ha scritto, presentami ora, fammi vedere, eccola, l'ho fatto vedere. Andiamo. Cambiamenti positivi che devono arrivare nella tua vita. Ecco, stop. Vedete che qua mi è arrivato di nuovo il stop. Stiamo aspettando, è rimasto poco, due di bastone. Fermati. Fermati adesso perché sta per arrivare qualcosa di meraviglioso. Due di bastone, fermati. Apriamo due di bastone. Uomo. Questo parliamo di energia o di persona? Persona, persona, uomo, sì. Ma questo sole può essere legato a questo uomo? Sì, sole, sole proprio, parliamo di re di denari, sole. Parliamo di un uomo che sta per arrivare nella tua vita. Un uomo, sole è un'energia paterna, è un uomo molto protettivo. Con re di denaro lui avrà successo. Successo materiale, successo, avrà il suo impero, nel senso, il suo sole. Qualcosa avrà, visto che questo re di denaro ce l'ha, vedete qua, oro. Sicuramente anche questo uomo che sta per arrivare avrà tanto oro. Questo oro non per forza soldi, anche se questo sicuramente avrà soldi, anche se lui, mettiamola così, che nella vita potrà avere anche problemi come tutti, lui saprà sempre come risolvere questi problemi e guadagnare. Un uomo che sa guadagnare, ok? Ma questi tesori che ce l'ha lui sono le risorse che lui potrà dare nella tua vita, ti potrà dare, ti potrà portare. Ok, fatemi vedere le risorse che lui porterà nella vita della mia ragazza. Ma che sarai felice, si vede molto bene. Regina di coppe, questa regina di coppe significa che tu, la risorse grandi che lui ti porterà è che tu lo ami, che tu lo amerai, che tu, qua Lotus, questa coppa, come che il tuo cuore si rigenera, il tuo cuore guarisce. Il tuo cuore ama, ma mi viene da dire ama di nuovo, ama. Ti porterà tante emozioni, ecco, ti porterà questo. Altre risorse che lui darà. Sicuramente con questa carta tu ti innamorerai prima di tutto di te. Quindi quella cosa bella che succederà è che tu ti piacerai per quello che sei vicino a lui. È importante anche come noi ci sentiamo vicino a una persona. Io con il mio ex compagno mi sentivo Hitler sempre, perché lui in me svegliava quella parte. Però poi avevo incontrato un'altra persona che per me è stato amore della mia vita, e questa persona mi ha fatto vedere che io posso amare anche, posso essere dolce. E qui tu sembra che queste risorse questa acqua, queste risorse di amore, cioè il tuo cuore si accende proprio con amore, diciamo così. Andiamo altro. Ti darà 10 di denaro, ti darà la stabilità, ti sentirai al sicuro. Qua 10 di denaro, e questo uomo con sicuramente un'energia dove tu, mi viene da dire un uomo che vorrà fare le cose per te, vorrà creare per te un'atmosfera dove tu ti senti protetta, dove tu sai bene che c'è una spalla di un uomo che, con quale tu puoi essere come questa nora mia, al sicuro, dormire tranquilla e sapere che nessuno ti farà male, nessuno ti farà male. E questo, queste carte sono bellissime, mi piace tanto. Ti darà un posto dove tu puoi stare tranquilla. Lui, chi sarà il vostro rapporto?
E qua subito è scappato il giudizio universale. Vedete come è scappata la carta? Fantastico. Lui ti arriva come un dono, come un risultato, come un mi viene a dire karma. Vabbè, vediamo, apriamo il giudizio, così ti dico: karma o no? No, ragazzi, guardate che carte! Giudizio universale: 2 di coppe, anima gemella, la persona, 2 delfini. Giudizio universale è proprio universo in questa carta, è disegnato un angelo, guardate, un angelo che ce l'ha questa luce e ti dice tu ti sei meritata, prendi e ti dà questa energia come una polvere, per me questa è come una polvere, è come 2 anime che sono in 2 corpi, cioè voi 2 siete nati per stare insieme, 2 delfini. Oddio, che bello. Amore, amore, aspetta. Lui sarà il tuo amore, la tua coppia, il tuo delfino. La persona che è destinata di stare con te. Mi fanno vedere che tu sei in attesa, ciò che sta arrivando, diciamo, mettiamo così. Cosa tu vuoi, devi sapere in questa attesa, in questi 2 di bastoni? Cosa tu devi sapere? Come ti devi preparare? Cosa devi sapere? Tore, devi sapere che sarà cambiamento totale della tua vita. La Tore è qualcosa sarà distrutto per sempre. Ti cambierà la vita vecchia, la vita che tu avevi prima, rimarrà solo polvere di questa vita, in senso metaforico. Non dovete spaventare. La carta di Tore è anche una bella carta. Perché è una soluzione a tutto, è una trasformazione che può essere anche dolorosa. Per farvi capire come si vive la carta di Tore, è sempre con questa dottoressa, no? Sono andata a guardare perché io ho questo problema di ingrassare. Sempre se io mangio, ingrasso, e per me tutta la vita questo è un problema. Vi faccio questo esempio. E quando siamo andati a alzare tutte le energie da profondità per capire cosa c'è, dopodiché mi è subito successa una bomba nel mio organismo, proprio mi sono ammalata, ma in modo estremo, stavo pensando che muoio, era la Tore, era proprio la Tore, l'energia di Tore, che mi ha alzato, mi ha fatto vedere che io ho problemi nel corpo, nel mio organismo, quindi hai problemi, curali, no? Se tu non lo sai, questa diventa come una mina che tic 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 non esplode, no? Ma qua questa mina esplode, la Tore. E così tu vedi tanti problemi nella tua vita. È un periodo complicato, doloroso, perché devi curare, con il mio esempio, devi curare, devi sbrigare, fare tante cose, è pesante. Però per il meglio, perché non puoi più rimandare. Come magari io avevo già qualche segnale, però dopo, quando succede la Tore, non puoi più rimandare, devi chiudere tutto ciò, cioè finire tutto ciò che si deve finire. E questa cosa succederà, dovrai fare chiudere tante cose, cambiare tante cose che dovevano essere cambiate, ma magari non volevi. Va bene, la Tore può significare anche completamente nuova vita, come cambio, cambio di trasloco, cambio di lavoro, cambio di tutto, cambio. Chiusura, chiudi casa, prendi le chiavi e vai via. Ok, la Tore, quindi in questo cosa devi ancora sapere in questo 2 di bastone? Regina di bastoni, questa sei te. Regina, ecco la tua energia. Guardate, la Tore, regina di bastoni, il carro. Sarà chiusa questa tua vita, questa io la prendo come vecchia vita, e qui ci vorrà tantissima energia per fare tante cose, e anche il carro significa, può significare, ripeto, un trasloco. Può essere che questa persona, visto che abbiamo visto ruote di fortuna, potrebbe essere anche una persona che si sposta, una persona a distanza da te, che si sposta, magari si sposta per lavoro o qualcosa, può essere che anche tu dovrai spostare.
Però non per forza spostamento, questo può significare anche che ci vorrà tantissima energia. Quindi adesso tu ti riposi, ti riprendi, perché dopo ti servirà tante energie per fare tante cose. Terza carta, 5 di spade, di risolvere queste situazioni di non piacevole anche. Tore e 5 di spade, qualcosa che. Un punto debole. Di cosa si tratta 5 di spade? In modo fare la pace dovrai fare la pace, sistemare le cose che ti fanno stare male, anche con le persone con quali tu non ti senti bene, nel senso hai litigato, dovrai sistemare queste situazioni e fare la pace. Dovrai arrivare al mondo, carta di mondo e equilibrio. Equilibrio, pace, quando tu hai chiuso tutto con tutti i debiti, tutti i conti hai chiuso e sei in pace. Quindi tu dovrai chiudere i conti con qualcuno. Vediamo con chi principalmente, guardate ragazzi, ho detto principalmente, è scappato Re di Spade. Principalmente Re di Spade e 4 di Spade. Dovrai chiudere i conti anche con una persona che sta aspettando, che c'è nella tua vita, ti sta aspettando, ti sta guardando. Con lui dovrai chiudere i conti. Re di Spade può essere anche un ex. Dovrai sistemare con questo uomo. In che modo? Un bastone, uno di bastoni, un modo di fare, ecco, lui è lui che è un bastone, lui agirà nei tuoi confronti e tu che devi fare? E tu devi accoglierlo come ierafante. Ierafante, tu dovrai essere molto sagge nei suoi confronti. Questo uomo, questo ex, questo re di spade, comunque agirà nei tuoi confronti e tu dovrai essere come una persona superiore, una persona matura, magari matura come te, cioè tu devi essere con lui, nel comportamento con lui, devi essere la tua versione migliore, più evoluta, no? E come Girafante, è come, mi viene da dire questo esempio. E che dicono Dio ama tutti i suoi figli, no? Anche quelli più cattivi, più perduti, persi. Quindi tu dovrai essere come questo ierafante, dovrai essere con amore, con la saggezza, incontrare queste persone e chiudere i conti. Chiudere i conti, 7 di coppe, 8 di bastoni. Studiare, parlare, conflitto di ego, lacrime. Ok, se invece tu prendi la strada che mi viene da dire che tu avevi già preso, magari nella vostra situazione c'è stato questo grande ego, questo conflitto di interessi, quando due tosti, due torri con le corna, uno e altro, non tori, sapete, c'è questo. Se voi userete gli stessi metodi di comunicazione, di cattiva comunicazione, dove non si può trovare un equilibrio, perché tu pensi a te, tu c'hai tuo interesse, lui pensa al suo interesse e voi due avete questo scontro, no? Di due diavoli, di due ego. Lui dice, ma no, io, cioè, se farete in questo modo non si risolve niente. Qui qualsiasi cosa questa persona ti dirà o farà, io non dico che farà male, ma qualsiasi cosa quella persona farà, tu devi accettarlo con amore e saggezza. È come come un figlio, no? Non lo so se tu hai figli, però quando abbiamo figli, qualsiasi cosa figlio faccia, dovrebbe essere almeno così, noi dobbiamo con amore, con la tenerezza, sorgere
Soprattutto quando un bambino piange, io vedo i genitori, il bambino piange, lei gli dà anche un schiaffo. Mamma mia, vuole venire e dare schiaffo a lì. Mamma mia. Vabbè, questo non è irrafante. Non si può, cioè, un bambino piange, perché piange? Perché c'è qualcosa che non va dentro. Un abbraccio ci vuole. Un bacino, coccola ci vuole, se il bambino piange. Anche se ha fatto un pasticcio. Prima di tutto amore. E anche tu qua con amore dovrai incontrare questa persona. Qualsiasi cosa ti dice, qualsiasi cosa fa, con amore. Ecco, così riuscirai a chiudere conti con questa persona. Appena chiudi conti tu con questa persona, arriva questo uomo. Va bene? Cos'altro devi sapere? In questo variante noi abbiamo parlato tante cose, anche quelle che non riguardano. Guardate, ierofante di nuovo. Ho mischiato. Devi sapere che apri ierofante, ora ti dico. 9 di coppia. No, ma quindi sei te questa? Guarda un attimo, sei te questa? No. E cosa? Sei di bastone. 8, un livello superiore. Un livello superiore, ma qui un livello superiore, avrai un livello superiore nella tua vita, un scalino, un gradino più superiore nella tua vita, interiore, tu più saggia, ma qui tutte le carte mi parlano di una felice famiglia, dove tu avrai una felice famiglia. Chi vuole avere figli, qui possono essere figli con queste carte, il frutto di amore, c'è un livello superiore nella tua vita dove tutto andrà in un'altra maniera, non quella maniera tossica che abbiamo visto qua, dove tu devi chiudere con il diavolo, ma in un'altra maniera. In questo tutto qua che vedo sembra. La persona che sta entrando in un nuovo mondo. Lo sapete che adesso nella terra il mondo sta cambiando. C'è la purificazione di terra e ci sono persone che entreranno nel nuovo mondo, sono le persone di luce, esseri di luce e ci sono quelle che purtroppo non entreranno. E quindi io vedo te, luce, e ti danno il compagno di luce, due luci. E oscurità, ci sarà da chiudere con oscurità, ma oscurità tra le virgolette, con le persone di un altro mondo, mettiamo così, dovrai chiudere con la saggezza, con lealtà, saggezza, non oro, non mi conosco tutte queste parole belle, con amore in senso, va bene così, con amore. Gabbia. Occhi chiusi, paura, sete di spade, paggio, regina di denaro, 4 di denaro. Parliamo di persone o parliamo di un'altra cosa? Persone, bambini, un'altra cosa, un'altra cosa. Questa regina di denaro sei te? Un'altra cosa, un'altra cosa. La mamma, regina di spade. La mamma. No, questa è la tua relazione precedente. Relazione precedente? Imperatore, sì, relazione precedente, sì, relazione precedente. Oh. E quindi? Ora vi dico ragazzi, stella, bene molto, stella, purificare il dolore, 10 di spade, 1 di denaro, va bene, e la morte, la trasformazione, ho capito molto bene il messaggio, qui adesso, mentre tu sei in questi 2 di bastoni, mentre tu stai aspettando l'arrivo di queste persone, qui ci vuole da chiudere diversi gestalt. Diversi porti del passato
risolvere le situazioni, a parte che tu devi risolvere qualcosa con un ex, magari anche non un ex, a tanti ex possono essere, dipende, qui potrebbe essere anche con il padre e anche con la mamma. Chiudere nel senso, ce l'abbiamo forse la paura di non meritare le cose belle o la paura di essere ingannati. La paura di essere traditi, ci sono un po' di paure e insicurezze dentro di te che tu tieni dentro di te, qua al paggio, qui può essere che queste paure ti sono create quando tu eri ancora piccola e dopo sono evoluti queste paure, insicurezze, nel senso tu dentro di te ce l'hai questo blocco, cioè tipo paura di non meritare, paura di non essere all'altezza, cioè, diverse paure che bisogna approfondire. Anche con Theta Healing di quale io ho parlato, è ottimo, si può approfondire, ricaricare e guarire, va bene. Allora, ci sono queste paure dentro di te, c'è la paura di stare male, no? Tre di spade, 10 di spade, magari sei stata già male, le esperienze precedenti per quale tu sei già stata male. Qui, finché sta arrivando questa persona, la stella serve la purificazione di queste energie. Quindi, in che modo, ragazzi, non è un caso che io all'inizio di questa stesa ho parlato di Theta Healing, perché è che questo, o Reiki stella si può chiamare, o tante altre cose, cioè tante altre pratiche spirituali. Ci sono tanti, ognuno sceglie quello che a me mi fa tanto bene Theta Healing, perché lì tu vai a trovare un programma che è registrato nella tua anima, nel tuo subconscio, che poteva essere questo programma creato in questa vita, ma come anche in precedenti vite, poteva essere un programma distruttivo. Tu con la dottoressa vai lì a trovare il problema, a disattivare il problema. Tu lo prendi, lo tiri fuori con le radici, e lì dove si crea il posto vuoto, dove c'è stato questo problema, lei va a seminare qualcosa di positivo, costruttivo, un altro programma, ma costruttivo, positivo per te. Lei proprio dice: andiamo a insegnare le tue cellule, bla bla, cioè proprio senti che dentro nel tuo corpo, cioè si sta registrando una nuova informazione rigenerante, positiva per te. E quindi qua io vedo che ci sono diverse ancora zone oscure, negative dentro di te che vanno riguardate. Qui possono essere anche riguardati, attenzione, non è un caso che ho parlato di vita di quinta dimensione, di nuovo mondo, perché qui possono essere che tu stai entrando in modo no nuovo, in mondo di luce, con un partner di luce, però nel tuo carattere ancora ci sono problematiche di carattere, negativi momenti di carattere tuoi, con quali tu non dovresti entrare nel mondo nuovo. Per entrare devi elaborare negativi momenti del carattere. Le persone cattive non esistono, lo sappiamo, ci sono solo le persone infelici che hanno bisogno dell'amore, punto. Anche un demonio, parliamo di esseri adesso, ha bisogno di amore. Tutti gli esseri in questa terra hanno bisogno di amore. E quindi se una persona reagisce in modo negativo, no, anche lei ha bisogno di amore, Cicina. È perché qualcosa, cioè, se una persona reagisce in modo negativo è perché ha tanto bisogno di amore, ha bisogno di essere accettato, abbracciato e tante altre cose. Quindi dentro di te c'è ancora qualcosa. Vedete qua, per esempio, tre di spade, lei, ragazza, si sta abbracciando da sola. Ma può essere che tu hai bisogno di un abbraccio. A proposito, mi viene sempre da dire di questa dottoressa, lei dopo la sessione sempre mi abbraccia forte e io non sono abituata ad abbracci e mi viene un po' oh, non mi toccare. Però lei è già abituata, sempre mi abbraccia alla fine. Guardate, ragazze, si sta abbracciando da sola. Quindi c'è qualcosa tuo. Queste spade, vedete la spada dentro di lei, le tue spade. Ci sarà il momento di curare queste spade che qualcuno, la vita o qualcuno ti ha messo dentro queste spade.
ci vorrà tirare questi. Come si chiama quella cosa quando legno entra nella pele e dopo muco arriva? Come si dice quella cosa? Ragazzi, come si scrive? Scrivete, come si dice? Quando legno entra. Zanose in russo. Questi zanose in russo dovrai tirare fuori. Farà male, però dovrai tirare fuori. Se tu, anche mentre parmo, se tu sarai onesta con te stessa e riuscirai a focalizzare adesso il problema del tuo carattere, non lo so, sei nervosa, io sono per esempio nervosa, e tu inizi a lavorare con questo problema, se tu vedi un problema nella tua vita adesso e tu invece di incolpare altre persone sei in grado di capire cosa io faccio, cosa io ho di negativo, perché queste persone si comportano con me così? Se ti fai questa domanda e vai dopo, cioè mandi la richiesta, perché questa persona si comporta in questo modo con me? Cosa c'è che non va con me? Perché io ho attirato questa situazione? Perché questa persona mi reagisce in questo modo con me? Cosa c'è che non va? Cosa faccio io di sbagliato? Se tu ti concentri su di te, mandi questa domanda all'universo, mandi, fammi vedere universo cosa c'è che non va con me. L'universo ti fa vedere, tu hai questo carattere, tu hai questo difetto del tuo carattere. E se tu vai a trasformare questo difetto, trasformare come trasformare diverso, difetto di carattere? Prima di tutto vedere questo, la prima cosa, hai visto già guarigione iniziata, hai visto, hai capito che questo è sbagliato, ci sono tanti metodi per guarire carattere, ma per esempio io conosco per esempio la preghiera Padre Nostro è la preghiera molto potente, è la preghiera più potente che esiste. Perché? Perché così tante volte pregavano, pregavano, ripetevano questa preghiera, che era una preghiera semplice, scritta in modo semplice, ma è diventata troppo potente. È un'energia pazzesca. Se tu anche solo dicendo questo, anche tu non devi essere religiosa, io non sono religiosa, io non credo per esempio nella religione, io credo in un creatore. Però la preghiera Padre Nostro è molto forte. E quindi se tu la ripeti, se tu anche per te è forte, perché io da 5 anni avevo da quanto io ripeto sempre questa preghiera, e quando io sogno un incubo dove mi arriva un essere negativo, a me mi arrivano spesso, io prego e lui sparisce, io riesco subito a eliminare con questa preghiera. Magari tu hai la tua preghiera, però parlando di preghiere, il Padre Nostro, la preghiera molto molto potente, molto. Allora, tu sai, tu ce l'hai il problema del tuo carattere e puoi pregare o puoi fare Ho'oponopono, chiedere, aiutarti a cambiare il tuo difetto. Puoi meditare, la meditazione è anche meditazione per sé come una preghiera. Tu ti metti a meditare, mandi richieste, creatore, per favore, guariscimi da nervosismo. Era un esempio. Dammi più pazienza, è quello che io ogni giorno dico, dammi pazienza, ti prego, tanta pazienza, perché io pazienza non ce l'ho. Ecco, questo ragazzi mi stanno dicendo che tu adesso sei in questo portice di attesa dove tu devi chiudere tante cose, ti devi preparare per arrivo di nuovo mondo, di nuova vita, di nuovo amore, di un qualcosa di molto più luce rispetto a quello che tu avevi. Quindi prepariamoci bene e facciamo tutte quelle cose che ho detto. E anche questa morte con quell'attore sta facendo vedere che servono questi cambiamenti. Morte, 9 di denaro, possono essere anche cambiamenti di aspetto fisico. 9 di denaro è pavona nostra. Mia preferita pavona. Mi piacciono, mi piace vestirsi bene. Mi piace mettere belli vestiti, truccarsi, belle unghie. La pavona, io comunque rimango sempre un po' pavona. Quindi la morte dice anche cambiamento a livello visibile. Visibile.
sarà oppure servirà. Ecco. Ragazzi, un po' particolare è venuto questo video. Chi ha avuto pazienza a ascoltare anche i miei racconti sicuramente ne farà tesoro. Io vi saluto, vi bacio e ciao ciao.